Dicono a Napoli, quando l'acqua è poca, aprono un galleggio. I soldi per ridurre le bollette, il governo li cerca anche dagli extraprofitti delle aziende energetiche. Tra chi dovrebbe pagare, però, ci sono circa 1200 comuni virtuosi che hanno investito in impianti di energia rinnovabile, come Rolo e San Felice sul Panaro, in Emilia-Romagna. A pagarne le spese, quindi, saranno i cittadini. Non possono chiedere roba del genere. È assurdo, l'abbiamo fatto noi l'impianto. Bisogna che pongano rimedio a un errore. Qui abbiamo 7 impianti fotovoltaici che producono ogni anno circa 7,2 giga di energia elettrica. Al suo comune quanto è stato chiesto di restituire di quelli che sono gli extra profitti che avete generato con questo impianto fotovoltaico? Entro il 31 di ottobre avremmo dovuto versare, questa è una rata, 146, gliene do un'altra, sono tutti uguali circa, complessivamente circa 980 mila euro. Dove li prendete? Questi soldi li prendiamo dai servizi ai cittadini. La scadenza ultima è il 31 dicembre del 2022, però noi ci aspettiamo che si intervenga dal punto di vista del Parlamento per poter sanare questa anomalia, cioè che i comuni sono equiparati alle aziende che producono energia elettrica. Quello che noi andremo a tagliare, se non riusciremo a vederci restituita questa somma, comunque la possibilità di non doverla restituire, sono il taglio di tutti i servizi alla nostra comunità, quindi ai servizi sociali, alla riqualificazione delle strade, a tutto quello che è servizio quotidiano alla nostra comunità. E in questo momento storico dove le famiglie sono in difficoltà, avere dei comuni che possono sostenerle penso che sia un quid in più per tutti. Da virtuosi vi siete trovati a essere considerati quasi degli speculatori? Sì, quando invece insomma penso che se chi fa questi investimenti viene penalizzato non è utile per continuare in questa direzione. Grazie a questo impianto voi dovevate compensare quelli che erano i maggiori costi di energia. In realtà cosa è successo? Che siamo stati equiparati a una qualsiasi azienda produttrice di energia che quindi ha come core business la produzione di energia e non il consumo. Cosa vi chiede il gestore adesso? Il gestore ci ha chiesto di pagare entro il 31/10/2022 188 mila euro. Non avete pagato ancora? Abbiamo concertato di fare un bonifico nei prossimi giorni. Purtroppo sarebbe stato più utile utilizzarli per degli investimenti. Diciamo che nel